Che l'arte sia la sola vera grande bellezza in grado di scuotere l'anima dalle angosce del presente è il sottile filo rosso che lega insieme il sentire di oltre 250 artisti, le cui significative opere sono state inserite nel catalogo L'arte in quarantena, edito dalla Mondadori e nato da un'idea del manager Salvo Nunez e del direttore di TGCom 24 Paolo Liguori. Un catalogo che nasce dall'omonimo format per raccontare un anno di pandemia attraverso opere di pittura, poesia, fotografia e scultura, realizzate anche da personaggi di fama internazionale, quali, solo per citarne qualcuno, Paul McCartney, Sylvester Stallone, Edoardo Bennato e da nuovi talenti. Tra questi, con grande orgoglio per la città di Barcellona, figura la pittrice Loredana Aimi, inserita nel catalogo con la sua opera Tramonto, olio su tela. La cerimonia di presentazione si è svolta nei giorni scorsi nei saloni dell'Università IULM di Milano, alla presenza di Liguori e Nunez, della psicoterapeuta Maria Rita Parisi, della giornalista e direttrice di Chi è diva e donna Silvana Giacobini, del presentatore TV e poeta Marco Columbro, della presentatrice fidata Caterina Grifoni. Grande l'entusiasmo della pittrice Aimi che ha presenziato all'evento. L'opera Tramonto si distingue per la pacata serenità che offre allo sguardo, grazie ad un mariage simbiotico tra pennellate dal tratto morbido e vivacità di colori intensi ma mai aggressivi. Lo scorcio che si apre è quello tipico delle terre del Mediterraneo, una finestra ben augurante la fine della pandemia e l'inizio di un nuovo giorno per l'umanità. Loredana Aimi, nota sul territorio per l'intensa attività di divulgazione culturale, è un'artista di talento che vanta un ragguardevole carnet di opere per le quali ha ottenuto svariati riconoscimenti. Tutte le opere presenti nel catalogo sono state esposte all'interno della Milano Art Gallery, storica galleria con 53 anni di storia.